Oggi proponiamo la lettura della Lettera agli Onesti di Felice Cavallotti. Siamo a metà degli anni 90 dell'Ottocento e questo è un testo che ha fatto molto dibattere l'Italia di quell'epoca perché ha fatto letteralmente dividere l'opinione pubblica tra coloro che sostenevano le ragioni del deputato calunniatore, che sarebbe appunto Cavallotti, e coloro che invece sostenevano il ministro disonesto, che sarebbe Francesco Crispi. È una lettera appunto scritta da Cavallotti, che è un ex garibaldino, era in qualche modo un agitatore, un organizzatore, anche un personaggio eccentrico. È interessante perché, nonostante il grande successo di pubblico e il grande dibattito suscitato, Crispi non si dimetterà, per le accuse che gli venivano mosse, che erano pure accuse molto importanti, poiché Cavallotti lo accusa di corruzione, di concussione, di una serie di altri reati. E Cavallotti scrive: "Scrivo queste pagine con disgusto, con rivolta dell'anima, ma le scrivo con la coscienza serena. Dopo che per più giorni, tentando il possibile, resistendo a provocazioni che avrebbero stancato la pazienza di un santo, ho sperato di evitare a me stesso la fatica amara di doverle scrivere. Tentativo di speranza di cui nessun merito avrei se proseguissi un qualunque interesse mio o mi tentasse qualsiasi povera ambizione, perché chi sol vuol salire, naturalmente, desidera trovar meno aspri gradini. Ma finito appena sia il compito che verso il paese mi imposi, so di poter dimostrare la mia ambizione sola qual era, e invoco l'ora di poter in altra aria, fra ben altre memorie, rifarmi dell'aria respirata fin qui. Ho sperato più giorni si aprisse qualche porta per cui s'uscisse dalla situazione convulsa e impossibile creata al paese e alla Camera, senza bisogno di farmi sembrare cattivo. E dico impossibile perché non serve dire ad un altro paese come dire ad un uomo di lavorare, di attendere utilmente ai propri interessi di casa se non ha il cuore in pace, se ha una spina confittavi, se un martello nell'animo gli manda sossopra le idee. È inutile pretendere che un'assemblea rappresentativa funzioni se vi sono dentro 100-150 persone tormentate dal sospetto o dal convincimento di trovarsi in faccia ad un ministro disonesto. La tempesta di animi che impedisce alla Camera, al Paese, ogni utile lavoro proseguirà finché la pietra dello scandalo non sia rimossa." E poco più in là prosegue: "Ora io riapro il codice penale e nel titolo Delitti contro la fede pubblica trovo all'articolo 276 che il pubblico ufficiale, mettiamo sia tale il Presidente del Consiglio, che ricevendo o firmando un atto nell'esercizio delle sue funzioni attesta come veri fatti e dichiarazioni non conformi a verità, od omette o altera, come sarebbe nevvero inventare una firma, le dichiarazioni ricevute, ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento, è punito con la pena dell'articolo precedente, cioè con la reclusione da 5 a 12 anni." Altro che documento, quante centinaia di anni di galera di più costarono quei documenti falsi presentati dal signor Crispi come ministro e fatti scrivere negli atti ufficiali della Camera per carpirle un voto? Voi mi dite che alla reclusione il Crispi non ci va, né per 12 anni né per 5, perché si tratta anche per lui di un reato che è coperto dall'immunità parlamentare. Ringrazi dunque la sua buona stella e la Suprema Corte di Cassazione che quell'immunità l'ha fatta valere, altrimenti vede a che guaio con le sue teorie andava incontro. E come si troverebbe a mal partito con chi gli adoperasse il grande argomento dei suoi scribi e gli chiedesse: ma è lecito servirsi del manto dell'immunità per diffamare non già un solo cittadino, né due, ma centinaia, e adoperare carte false per mandarli al reclusorio? Ma le son cose del febbraio dell'anno scorso. Sono passati 15 mesi, cose vecchie. Vogliamo una qualche complicità in falso più fresca ancora. Siete proprio incontentabili." E poco più avanti conclude: "E ho voluto nella prova abbondare, lasciando per giudizio, a cui Crispi non può sottrarsi, il rimanente. So bene che se tutto questo è solo non bastante, ma esuberante per i galantuomini, non basterà mai per i disgraziati che servono Crispi a stipendio, con pubblico furto, da 15.000 lire al mese in giù. Non servirà per coloro cui lega a Crispi la triste non frangibile solidarietà dell'interesse e della colpa. Non basterà, non può bastare per deplorati come lui, benché meno aggravati di lui, dei quali Francesco Crispi ha dovuto alle urne farsi paladino, combattendo a morte i loro giudici, e dei quali ha dovuto farsi nella Camera la guardia del corpo, la sua guardia di onore.
Ma non tutti fra coloro nella camera e fuori che hanno creduto, non conoscendolo in lui, non tutti a lui sono legati da solidarietà di quel genere. Sono pur fra essi uomini di cuore, onest'uomini e gentiluomini. Per questi soltanto ho parlato, e per tutti quelli che nelle mie file o in file diverse di qualsiasi partito hanno invocato la tregua di Dio sul terreno, ove tutti i cuori onesti si incontrano. E ho parlato per la pubblica coscienza, la quale, infallibile giudice, sa distinguere il linguaggio del galantuomo indignato da quello del libellista, il linguaggio del vero da quello della menzogna, e alla quale mi presento serenamente con la fronte alta di chi compie un dovere. Roma, 15 giugno 1985. Ecco, io penso sia utile rileggere queste parole oggi, sia utile approfondire questa vicenda storica, perché mentre le categorie politiche sembrano in costante mutamento e ancora ci interroghiamo, ad esempio, su se siano valide le divisioni dell'agone politico classiche tra destra e sinistra o quelle che abbiamo conosciuto in passato, la tentazione ricorrente in Italia e non solo in Italia di dividere invece l'agone politico e il dibattito pubblico tra coloro che sono onesti e coloro che sono disonesti, ecco, è una tentazione ricorrente perché appunto intrattiene il dibattito pubblico, intrattiene i media, i talk show di ogni epoca, se possiamo dire così. Eppure coloro che utilizzano questo tipo di stigma morale, quindi quello del disonesto, facendo appello invece ai concittadini onesti che dovrebbero combatterlo, coloro che utilizzano questo tipo di arma politica spesso non riescono a raggiungere i loro obiettivi e non riescono a mutare l'effettiva configurazione del potere. Questo perché evidentemente queste categorie morali servono giustamente per denunciare il malaffare, servono giustamente per pretendere che coloro che rappresentano i cittadini e sono eletti siano onesti, siano retti, conducano un'attività politica trasparente, ma non servono come arma di dibattito politico prettamente tale, e non cambiano le cose, poiché è evidente che l'unico modo per avere dei risultati politici è quello di convincere la maggioranza delle persone delle proprie idee, del proprio programma politico e far sì che queste diventino patrimonio comune di coloro che vorranno sostenerle e cambiare anche i rapporti di forza all'interno della società, perché la sola indignazione non basta per cambiare i rapporti di potere che governano un paese, non solo un paese. Dunque sono parole importanti, parole da rileggere oggi, forse anche per renderci conto di quanto tutto sommato anche il modo con cui il dibattito pubblico viene condotto cambi, ma neanche in fondo poi così profondamente.